Bentrovati, buonasera, nuovo appuntamento con l'Abruzzo del Pallone per parlare della giornata calcistica del weekend che, bisogna dirlo, è stato anche un po' rovinato dal maltempo che ha creato qualche problema, soprattutto nell'Aquilano, per l'Aquila appunto, secondo rinvio consecutivo. Ieri era in programma al Fattori la gara con il Tutto Cuoio, rinviata per neve. Era accaduta la stessa cosa anche la settimana scorsa per la partita col Pontedera, dunque formazione rosso-blu che dovrà recuperare due gare nelle prossime settimane, ed è chiaro che questa non è una situazione facile per la formazione di mister Zavettieri, che se le condizioni meteo non dovessero migliorare nelle prossime ore sarà costretta l'Aquila ad emigrare o in riva all'Adriatico, dunque sulla costa, oppure tornare a Roma per allenarsi in vista dei prossimi impegni. A proposito di neve, non si è giocato oggi neanche il match di scoppito tra Amiternina e Matelica. Per il resto un weekend in chiaro scuro per le formazioni abruzzesi, ma andiamo per ordine. Io vado a salutare e ringraziare l'allenatore della Civitanovese, Antonio Mecomonaco. Grazie mister, buonasera a voi e grazie per l'invito. Grazie doppiamente, perché dopo una sconfitta probabilmente qualche altro allenatore non sarebbe venuto in trasmissione, lo diciamo senza problemi. Antonio Mecomonaco è venuto nonostante il KO oggi con il Chieti, tra l'altro ci possiamo dare del tu, dicevamo prima. Una sconfitta particolare contro la squadra della tua città. Sì, particolare, ma insomma dovevamo fare di più, dovevamo fare, non siamo riusciti a farlo e insomma bisogna guardare avanti. Ormai quando c'è un risultato negativo penso che non si debba mai guardare indietro, se non magari poi il martedì dentro lo spogliatoio parlare perché questo sia successo e andare avanti. Adesso che sia successo col Chieti o con un'altra squadra insomma è indifferente, anche se insomma tutti sanno che io sono di Chieti. E poi ringrazio e saluto il collega della redazione sportiva Andrea Costantini. Ciao Andrea, buonasera. Reduce dal Piccone di Celano, sì, dove i marsicani sono tornati alla vittoria finalmente, il caso sì, di dire. Sì, sono tornati alla vittoria e hanno anche ora condividono l'ultimo posto, non c'erano più da soli. E se non altro hanno un po' riaperto il discorso per la salvezza, perché se oggi non si fosse vinto oggi era quasi un'ultima spiaggia, però. Domenica prossima ci sarà Agnonese Celano, quindi è un altro spareggio per la squadra di Luiso. Un altro spareggio per la squadra di Luiso. Noi poi parleremo ovviamente in maniera dettagliata del campionato di Serie D vedendo alcuni servizi, e parleremo anche con Mecomonaco, che è l'allenatore della Civitanovese, una delle squadre che nelle zone alte della classifica, seppur in diciamo un po' in discesa rispetto al girone d'andata. Ma come sempre andiamo per ordine. Prima dei risultati vi ricordo anche il numero per interagire con noi, per fare domande anche a Mecomonaco e dunque per fare delle considerazioni anche sulla giornata calcistica delle ultime ore. 392-6237-060 per i vostri sms. Dunque iniziamo con i risultati, dunque la carrellata dei numeri come sempre ad inizio di trasmissione. Partiamo dal campionato di Serie A, 22esima giornata, vediamo i risultati. Cagliari Roma 1-2, Empoli batte Cesena 2-0, Fiorentina Atalanta 3-2, a Verona Torino Hellas Verona 3-1, Inter Palermo è uno dei posticipi, Juventus batte Milan 3-1, Lazio Genoa è l'altro posticipo di questa 22esima giornata, Napoli Udinese 3-1, Parma Chievo Verona è stata rinviata per neve e Sampdoria Sassuolo 1-1. Vediamo anche la classifica del massimo campionato, ovviamente una classifica molto parziale per via delle gare che si dovranno ancora giocare. Juventus che allunga o comunque mantiene inalterate le distanze dalla Roma, Bianconeri a 53, Roma 46, Napoli 40, Fiorentina Sampdoria 35, Lazio 34, Torino 31, Genoa Palermo 30, Milan Sassuolo 29, Udinese 28, Inter 26, Verona 24, Empoli Atalanta 23, Cagliari 19, Chievo Verona 18, Cesena 15, chiude il Parma con grossi problemi anche societari che ha 9 punti. Passiamo al campionato di Serie B. In questo caso vi diciamo subito che è in corso di svolgimento una gara, si tratta della sfida che vede di fronte
Ternana e Brescia. Vedete dalla grafica il successo parziale, almeno fino a questo momento, della formazione lombarda grazie ad un gol realizzato da Sestu. Vediamo invece gli altri che sono risultati finali: Avellino, Latina 1-0, Crotone, Bologna 0-2, Frosinone, Virtus Lanciano 2-1, Livorno, Bari 5-2, Modena, Catania rinviata per neve, Pescara, Cittadella 1-1, come dicevamo Ternana, Brescia 0-1 ma in corso di svolgimento, Trapani, Carpi 0-0 giocata venerdì, Varese, Provercelli 1-1, Vicenza batte Perugia 3-1, Virtus Entella, Spezia 2-0 nel derby ligure. Vediamo anche in questo caso la classifica che vede una coppia emiliana ai primi due posti: Carpi 50, Bologna 44, Livorno che non demorde 40 punti, Avellino 39, Frosinone 38, Vicenza 37, Spezia 35, Virtus Lanciano 34, fino a qui la zona playoff, poi Pescara un punto sotto a 33 con la Provercelli, Brescia 32, ma in questo caso i punti sono 32 perché viene data la vittoria, almeno parziale, alle rondinelle, poi Ternana e Trapani, scusate, 31, Modena, Perugia, Bari 30, Virtus Entella 28, Catania, Cittadella, Varese 27, chiudono Latina e Crotone a 24 punti. Andiamo ancora avanti, scendiamo in Lega Pro, 24esima giornata, siamo ovviamente al girone B, Ascoli Spal 2-1, Carrarese Forlì 1-1, a Gubbio Teramo Gubbio 4-1, L'Aquila Tutto Cuoio, come dicevamo, rinviata per neve, così come è stata rinviata per neve anche l'attesa sfida dello stadio Giglio tra Reggiana e Pisa, anche in questo caso il rinvio per neve. Pistoiese, Grosseto 0-2 in caduta libera, gli arancioni toscani, Pontedera, Lucchese 2-0, Propiacenza, Ancona 1-1, Sant'Arcangelo, San Marino 0-1, anche questa gara in corso di svolgimento e dunque un risultato questo parziale, e poi Savona, Prato 0-0. In classifica l'Ascoli guida solitario al comando con 47 punti, ma vedete il Teramo che ha 44, Reggiana 41, Pisa 40, L'Aquila con due gare da recuperare a 37 punti, Pontedera 35, Ancona 34, Grosseto Spal 31, Carrarese Gubbio 30, Tutto Cuoio Lucchese 28, Forlì Pistoiese 27, Savona 26, Prato 25, Sant'Arcangelo 23, San Marino e Propiacenza 19 punti. E andiamo al campionato di Serie D, il girone F. Oggi si sono giocate le gare della 21esima giornata. Big match Fano San Benedettese 1-0, Amiternina Matelica rinviata per neve, Celano Castelfidardo 1-0, a Civitanova Marche, Chieti Civitanovese 2-1, Fermana batte Campobasso 4-1, questo è un risultato quasi clamoroso e non solo per le proporzioni. Jesina Vispesaro 1-0, Olimpia Agnonese Giulianova 1-0, San Nicolò batte Recanatese 3-1, a Termoli Maceratese batte Termoli 4-1 e la Maceratese è sempre al comando della classifica, la formazione marchigiana 49 punti, il Fano 43, la San Benedettese 40, Civitanovese 38, Matelica Campobasso 37, poi Chieti 33, Jesina San Nicolò 30, Fermana 26, Recanatese 25, Giulianova 23, Amiternina 22, Castelfidardo 18, poi la zona calda con Olimpia Agnonese a 16, Termoli 15, Vispesaro e Celano che chiudono a 14 punti. E noi chiudiamo invece la nostra carrellata di risultati con l'Eccellenza Abruzzo, Acque Sapone Pineto 0-0, ad Alba Adriatica Paterno Alba 3-1, a Città Sant'Angelo Torrese Angolana 1-0, Avezzano batte Martinsicuro 4-2, Borrello Vasto Marina non si è giocata e Borrello si è ritirato dal campionato, Cupello Montori 88 2-0, Francavilla Sulmona 2-0, Miglianico San Salvo 3-1, Vastese batte Capistrello 1-0. In classifica comanda la formazione dell'Avezzano con 49, Paterno 47, Francavilla 45, Angolana sconfitta in casa che si allontana a 41 punti, poi San Salvo Torrese 38, Pineto 35, Miglianico 34, Cupello 33, Martinsicuro 30, Vastese 29, Montorio 88, 27, Capistrello 24, Alba Adriatica 20, Acque Sapone 19, Vasto Marina 13, Sulmona 9 punti. Allora noi apriamo la nostra chiacchierata con mister Meco Monaco e Andrea Costantini. Partiamo Antonio dalla Serie B, da questo Pescara che in casa continua
a non vincere. Insomma, non accadeva da tantissimi anni che Pescara avesse così tante difficoltà allo Stadio Adriatico. Da allenatore e da tecnico, che spiegazione possiamo dare per una squadra che in trasferta fa sempre benissimo e poi allo Stadio Adriatico non riesce a conquistare la vittoria? Beh, sicuramente è un problema soprattutto mentale, perché poi quando non si riesce a vincere in casa e si va a vincere soprattutto tante partite fuori casa, vuol dire che subentra qualcosa che non va bene, insomma, che non è tecnico secondo il mio punto di vista. Quindi io sono convinto che comunque il Pescara possa recitare un ruolo da protagonista, soprattutto perché penso che ha una società dietro alle spalle secondo me importante. Anche quando hanno avuto difficoltà maggiori sono stati bravi a non mandar via l'allenatore, e sono convinto che con il lavoro di tutti il Pescara secondo me potrà centrare sicuramente i playoff e sicuramente potrà giocarsi il salto di categoria, anche se, ecco, le partite in casa bisogna incominciarle a vincere. Tra l'altro, Baroni, tu dicevi la società ha fatto bene nelle settimane scorse a non mandare via l'allenatore. Baroni, che però è sempre un po' nell'occhio del ciclone, insomma, i tifosi non sono molto contenti del rendimento della squadra. Soprattutto, poi voglio sentire pure Andrea Costantini, si dice che questo Pescara non accende la passione dei tifosi. Ieri c'erano appena 5.000 spettatori in un pomeriggio molto freddo, brutto tempo, però diciamo che in altri tempi, anche con questa classifica, probabilmente all'Adriatico ci sarebbero più persone. Non è scoccata forse la scintilla tra Baroni e la piazza? Purtroppo sembra che è così, però alla fine io sono convinto che poi saranno i risultati a dire quale campionato ha fatto il Pescara, ma sono convinto che comunque Baroni è un vero professionista, lavora molto bene, so che lavora molto bene, quindi è normale che a Pescara vivono sempre un po' di ricordi. Zeman, Galeone amano un po' questo calcio un pochettino, diciamo, champagne, però io sono dell'avviso che Baroni sta facendo un ottimo lavoro. È normale che qualche problemino ce l'ha avuto, è normale che comunque le partite in casa deve iniziarle a vincere, perché è normale che se va avanti così certo non va bene. Però sono dell'avviso che questa squadra centrerà per me sicuramente i playoff, perché comunque ha un buon organico. Andrea, dicevo, chiedevo ad Antonio Mecomonaco, non è scoccata questa scintilla probabilmente tra Baroni ed Pescara, Pescara Sportiva, i tifosi? Insomma, questo è un aspetto che comunque non si può nascondere, o comunque non si può sottacere, che al di là di tutto dei problemi che ci sono stati, tanti infortuni, le tante indisponibilità di giocatori, probabilmente quella chimica che si era creata in altre stagioni tra l'allenatore e la piazza, fino a questo momento, almeno fino ad oggi, non si è... Però io ti rispondo, con chi si è creato questo feeling? Con Di Francesco, con Zeman, dico, nella gestione della Delfino Pescara. Poi Cucureddu, sappiamo, Stroppa, sappiamo di Bucchi, di Bergodi, di Marino, di Cosmi. L'unica differenza tra questi che ho citato è Baroni, che Baroni ancora non è stato esonerato, gli altri hanno subito tutti quanti l'esonero. Quindi, cioè, questo non è accaduto perché comunque tra tutte queste difficoltà questa squadra ha fatto risultato e ha invertito quello che è il rendimento normale interno con il rendimento normale esterno. Di solito si vince in casa e si pareggia, si perde fuori, e in questo caso il Pescara fa il contrario. La classifica quindi è ancora una classifica che dà spiragli, perché i playoff sono lì. Certo, hai perso delle opportunità come Terrana e Cittadella in casa, che erano sulla carta impegni abbordabili. Però classifica cortissima, perché basta vedere che la penultima in classifica, per esempio il Varese, ha 27 punti, 6 punti in meno del Pescara, che ha un punto dai playoff. Io penso che mai una classifica così in corta. Parte come è successo lo scorso anno, anche quest'anno ci sia una componente psicologica molto forte. L'ho già detto l'altra volta, e anche il mister vedo che ha puntato l'indice su un fatto non tecnico, ma più su un fatto evidentemente psicologico, cioè come una sorta di blocco. Quando si gioca in casa non si riesce a esprimersi come accade in trasferta. C'è anche l'aspetto tattico, che in trasferta non imposti la gara ma giochi di rimessa, mentre in casa devi più impostare. Però ieri, quando Pescara ha impostato bene
e ha avuto diverse Cittadella palle gol. Non è venuto a chiudersi ieri non a è venuto, non è venuto a chiudersi, ma infatti il Pescara nei primi 20-25 minuti poteva stare sul 2-0 comodamente, però i gol bisogna farli, quindi evidentemente c'è questo aspetto che ancora va a incidere tanto. Bisognerà sbloccarsi, non sarà facile, però voglio vedere il bicchiere mezzo pieno nel fatto che la squadra è ancora in piena competizione. Il bicchiere mezzo vuoto è che ogni volta si aspetta la partita giusta per uscire fuori da questo contesto e non si riesce. E poi purtroppo Pettinari non è Maniero, però probabilmente Maniero all'età di Pettinari era come Pettinari. Ora il Pescara ha perso un centravanti rifinito, forte per la categoria, ha preso un centravanti ancora da crearsi, ancora da un punto di vista realizzativo. E mi sembra che il ritorno di Sansovini sia un ritorno, e magari i fatti mi smentiranno, fatto più per tamponare la partenza di Maniero, perché se tu fai partire Maniero e prendi Pettinari, per la piazza è troppo poco. Se rimetti in mezzo Sansovini, puoi creare un po' di empatia con la piazza, perché Sansovini è un giocatore, è un idolo della curva e lo sarà per sempre. E quindi... Sì, ma io voglio fare una domanda un po' tra virgolette cattiva, e la faccio anche a Meco Monaco: ma Sansovini è stato preso per creare empatia con la piazza o perché si crede e si credeva che insomma si crede che questo giocatore possa dare ancora molto al Pescara, come io credo, perché insomma se si è detto, si è letto, si è scritto che insomma l'arrivo di Sansovini sia stato sia stato concluso anche per far contenta la piazza. Ma Sansovini, ripeto, è nella storia del Pescara. Questo non ci piove. Però io penso che intanto il suo ritorno ha avuto l'effetto di creare un pochettino di consenso tra i tifosi, perché, ripeto, torna il capitano, torna il sindaco. Poi se riesce a mettere anche una piccola dote di gol, tanto di guadagnato. Però comunque un giocatore che ha 35 anni, non è che ci puoi costruire intorno la squadra del futuro o dell'imminente futuro. Gli chiedi l'attualità, gli chiedi e soprattutto gli chiedi di tamponare a livello di carisma la partenza di un giocatore come Maniero. Poi Pettinari dovrà fare il lavoro grosso. E ieri tra l'altro ha giocato bene nei primi Non si è mosso male, però uno non vuole gettare la croce addosso all'ultimo arrivato, che tra l'altro neanche ha fatto male ieri. Però ripeto, Maniero... Tu hai perso Maniero da questo mercato e hai preso Pettinari. La sostanza è questa, quindi dal punto di vista dell'attacco ti sei indebolito. Poi magari i risultati diranno il contrario, ma dal punto di vista dell'effetto immediato, anche dei numeri, i numeri di Pettinari e quelli di Maniero. Prima di andare a vedere il servizio su Pescara Cittadella, io chiedo ad Antonio Meco Monaco. Diceva Andrea Costantini, Pescara probabilmente si è indebolito in attacco. I numeri dicono che senza Maniero il Pescara nelle ultime tre partite ha segnato solo due gol, ma soprattutto, per quello che abbiamo potuto vedere, ha costruito anche qualche occasione in meno rispetto alle precedenti esibizioni. Quindi da questo punto di vista, insomma, i numeri non possono essere interpretati. I numeri parlano chiaro, è normale che bisogna vedere, perché io penso che lo stesso giocatore penso che aveva l'idea di andare via da Pescara, Maniero, perché certo, parliamoci chiaramente. E perché di fronte a un'offerta come quella del Catania, insomma, era difficile. È normale che l'operazione che hanno fatto con Sansovini, secondo me l'hanno fatto per due motivi, è per un motivo tecnico e anche per trovare consensi, come giustamente diceva Andrea, anche perché Sansovini... un giocatore importante, quindi e cercare di creare magari dentro lo spogliatoio con un giocatore carismatico, magari riportare, non dico entusiasmo perché già c'era, però di mettere dentro lo spogliatoio un giocatore importante sotto l'aspetto caratteriale. È normale che secondo me tecnicamente qualcosa si è perso, perché giustamente si diceva che Pettinari non è perché Maniero a Catania nelle prime due partite ha segnato due gol. Però io penso che con il lavoro si potrà insomma costruire qualcosa anche con questo ragazzo, e sono convinto che il Pescara otterrà buoni risultati, perché ripeto, c'è tranquillità dalla parte societaria. Quando una società è tranquilla, serena nelle operazioni che fa, anche sbagliando, perché poi si sbaglia, solo chi non fa nulla non sbaglia,
A Pescara negli anni precedenti sono saltati allenatori per molto meno, quindi sono Senza fare convinto, nomi. no, sono convinto che il lavoro di questo allenatore, che può piacere o non può piacere, ma sotto l'aspetto professionale, sotto l'aspetto della preparazione, questo allenatore secondo me non Si si discute, discute, sì, non questo. si discute, soltanto ripeto che a Pescara insomma amano quegli allenatori un po', ecco, un po' più brillanti. Lui è, Istrionici. ecco, lui è un po' più tranquillo, Introverso. introverso, il campo e va, però a volte anche queste cose pagano. Poi ripeto, pescare è un ambiente difficile dove lavorare, vogliono tutto e subito, vorrebbero vedere gran calcio, gol, tutto. E non è sempre facile, perché comunque il Pescara viene da una ricostruzione. Però ripeto, sono convinto che questa squadra potrà recitare un ruolo da protagonista in questo campionato. Allora, dopo aver parlato un po' in maniera anche dettagliata di questo momento dei biancazzurri e di questo doppio volto della formazione di Baroni all'Adriatico in trasferta, andiamo a vedere proprio il servizio realizzato da Alfredo Giovannozzi sul pareggio ottenuto in extremis ieri dai biancazzurri contro il Cittadella di Foscarini. Prima o poi Pescara avrà bisogno di uno psicanalista per giocare in tranquillità le partite in casa. Dopo la sconfitta con la Ternana arriva il pari con il Cittadella. 2 punti in 3 partite sono una miseria. Baroni deve scegliere chi affiancare a Melchiorri e opta per Pettinari e dà fiducia a Brugman a centrocampo. Le mosse in avvio gli darebbero anche ragione, visto che dopo soli 3 minuti Pettinari in scivolata sfiora il gol raccogliendo un cross di Politano dalla destra. Piero Bon chiude in angolo. 2 minuti e Politano ci prova in prima persona, ma fallisce la mira. La risposta del Cittadella è immediata con Gerardi che in contropiede calcia alto. Il Pescara la palla gol importanti al 12esimo, ancora con Pettinari, questa volta su assist di Melchiorri. Il nuovo acquisto però scarica su Piero Boni in uscita disperata, gettando alle ortiche una splendida occasione. È il Pescara che fa la partita e al 25esimo dal limite è Melchiorri che calcia male. 3 minuti dopo però la gara cambia volto. Gerardi pesca stanco in area, la difesa pescarese dorme, Salamone lascia l'attaccante Granata libero di controllare, prendere la mira e insaccare il pallone in diagonale dopo una carambola sul palo. Il Pescara accusa il colpo anche se prova a reagire il 31esimo quando Politano al volo cicca malamente la conclusione da dentro l'area di rigore. Poi è Bjarnason che con una sontuosa giocata si libera, mira l'angolo basso, ma Piero Bon dice di no. Il riposo fa male al Pescara che torna in campo contratto e senza convinzione. Pettinari è comunque il primo a provarci dal limite, conclusione centrale. Subito dopo è Melchiorri, ma l'esito è lo stesso. Baroni gioca la carta Sansovini al posto di Pettinari, ma il Cittadella subito dopo ha la palla del match. Stanco di testa colpisce in solitudine, ma difetta di mira e angola troppo. Foscarini getta nella mischia Sgrigna al posto di Gerardi, ma è Rigoni poco dopo la mezz'ora a tenere Fiorillo sul chi va là. Il Pescara non trova gli spazi e quando ci riesce è anche sfortunato. Angolo di Pasquato, Melchiorri colpisce di testa e il palo gli nega il pareggio. L'arbitro concede 5 minuti di recupero. Busellato conclude fuori al 46esimo e al 50esimo il Pescara miracolosamente pareggia. Punizione di Pasquato, mischia nell'area veneta e Bjarnason, come può, controlla e mette la palla in porta. È la fine di un incubo e anche della partita. Un pareggio che serve a poco per la classifica, per il morale un po' di più. Questo è il servizio realizzato da Alfredo Giovannozzi sulla gara di ieri. Antonio, rivedendo le immagini, insomma, anche un pizzico di fortuna con questo gol al 95esimo, però diciamo che il pareggio per il Pescara è strameritato. Fossero entrati un paio di palloni nei primi 20 minuti, probabilmente ora staremo a parlare di una vittoria, di una benaugurante vittoria casalinga. Il calcio è questo. Sicuramente il Pescara non si è espressa come la partita precedente a Bologna, perché penso che a Bologna veramente ha fatto una partita molto buona. Ripeto, il campionato di Serie B è una grande difficoltà, non ci sono partite scontate e puoi perdere anche contro l'ultima in classifica, lo sappiamo tutti, lo sappiamo. Normale che un pizzico di fortuna in più, magari, ecco, si poteva magari vincere questa partita. Io vedo il bicchiere mezzo pieno, secondo me, perché questa è una squadra forte, secondo me, ripeto, arriverà in alto, arriverà. Allora, in attesa di vedere se il bicchiere da mezzo pieno diventerà completamente pieno, come ci si augura, noi parliamo ovviamente anche del Lanciano, perché se il Pescara è riuscito
ad agguantare il pareggio al 95esimo. Ieri ai rossoneri non è andata bene, a Frosinone sconfitta per 2-1, secondo KO di fila per la formazione di D'Aversa, ma anche ieri i rossoneri hanno di che recriminare, una sconfitta per certi versi immeritata, però è chiaro che probabilmente anche nel Lanciano oggi c'è qualcosa che non funziona al meglio. Tra l'altro c'è stato anche l'infortunio del portiere Nicolas, che costringerà probabilmente la società a tornare sul mercato per reperire un portiere. Andrea, questa sconfitta della Virtus Lanciano come può essere inquadrata? Inquadrata nell'ottica di una continuità nella incapacità di gestire una situazione di vantaggio, gestire o comunque far fruttare una situazione di vantaggio, con l'aggravante che questa volta la Virtus ha anche perso, magari ecco come a Modena vai in vantaggio e poi vieni ripreso e porti a casa un pareggio. Lanciano ne ha collezionati tanti quest'anno, invece ieri è arrivata anche la sconfitta contro una squadra che in casa è comunque fortissima, però è l'ennesima volta che la Virtus subisce una rimonta e quindi questo vuol dire che dal punto di vista difensivo non c'è grande attenzione, continuano ad esserci delle pecche lì dietro, e vuol dire che dal punto di vista offensivo, quando la squadra ha la possibilità di sfruttare qualche spazio in più di rimessa, pur avendo degli ottimi contropiedisti come Piccolo, Gatto soprattutto, non riesce poi a concretizzare. Ecco, c'è il pareggio della Ternana col Pesce. Peccato, è un peccato, perché la Virtus secondo me ha meno punti di quelli che meriterebbe per la mole di gioco e per le occasioni che produce. Poi però se raccogli quello che raccogli è perché il calcio è fatto di tante componenti, quindi oltre a giocare bene serve attenzione, concentrazione, servono dei dettagli, e quindi probabilmente a questa squadra mancano questi dettagli per avere una classifica che secondo me sarebbe quella che meriterebbe, cioè avere qualche punto in più rispetto a quelli che ha attualmente. Antonio Mecomonaco, cosa pensa del Lanciano? Sono d'accordo, anche il Lanciano secondo me ha un buon organico e soprattutto un'ottima società. E qui ogni anno loro ripetono campionati importanti, vuol dire che c'è un lavoro dietro le spalle sicuramente fatto bene. Sicuramente gli manca qualche punto per quanto si è visto sul campo. E secondo me devono lavorare proprio sotto questo aspetto. Anche loro, come il Pescara, secondo me possono arrivare molto in alto, perché anche loro secondo me hanno un allenatore giovane ma bravo, perché sai, allenare il primo anno e ottenere questi risultati significa comunque avere un allenatore importante, e quindi sono convinto che, come sempre hanno fatto. Ecco, c'è subito un altro cambio. Chiedo scusa Antonio, un altro cambio di risultato al Libero Liberati, perché la Ternana è riuscita a capovolgere il risultato, era sotto di 1-0, ora in vantaggio per 2-1. Tra l'altro Brescia, prossimo avversario del Lanciano. Quindi dicevo, secondo me il Lanciano può rifarsi tranquillamente nelle partite che verranno, perché comunque gioca anche un buon calcio, quindi bisogna stare tranquilli perché il campionato di Serie B è questo. Bene, allora, prima di andare a vedere il servizio sulla sconfitta del Lanciano a Frosinone, noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torneremo, vedremo le immagini servizio di Alessio Giancristoforo su questo 2-1 del Matusa in favore della formazione Ciociara. Come with me. Di nuovo in studio per la seconda parte dell'Abruzzo del Pallone, vi dovevamo il servizio su Frosinone Lanciano. Andiamo a vedere dunque cosa è accaduto al Matusa nelle immagini e nel servizio realizzato da Alessio Giancristoforo. Rispetto a 7 giorni fa cambia il modulo, non cambia però il risultato finale al triplice fischio. Il Lanciano conosce la sua seconda sconfitta consecutiva. Questa volta paga dazio al Matusa di Frosinone contro la squadra di Roberto Stellone, che conquista i primi 3 punti pieni di questo 2015. Paga dazio il Lanciano anche dal punto di vista delle pedine. Out il portiere verde-oro Nicolas Andrade, problemi ad una spalla per lui, e i frentani dovranno quasi sicuramente ricorrere
correre sul mercato per trovare un altro estremo difensore. D'Aversa deve fare i conti con tante defezioni, soprattutto a metà campo, ma deve fare i conti anche con le caratteristiche della squadra avversaria. Ed ecco allora che la novità assoluta per i frentani si chiama Andrea Conti, innestato dal primo minuto, che si sistema sulla corsia di destra dando manforte alla retroguardia in fase di difesa e invece garantendo fluidità sulla fascia in fase di progressione. Determinato il Frosinone, aggressivo e sempre pronto a creare densità in campo. Fischia Pairetto di Nichelino, al seguito dei frentani un buon numero di sostenitori rossoneri. Parte bene il Frosinone, che al primo affondo si rende pericoloso con una rasoiata di Ciofani. Il Lanciano comincia a macinare. Al quinto arriva il primo brivido per Pigliacelli con un colpo di testa di Monachello. Ancora Monachello, ma questa volta è decisivo. Palla al piede dell'attaccante agrigentino dalla tre quarti, con una progressione di una ventina di metri ed un sinistro beffardo che si insacca in rete. 0-1 e Lanciano ben messo in campo, abile ad applicare una sinergica azione di movimenti tra tutti e tre i reparti, che costringe il Frosinone solo a tentare le conclusioni da lontano. Le sfuriate ciociare, come detto, si limitano solo con tiri dalla distanza o da calci d'angolo. Blanchard di testa prova a sorprendere Nicolas, poi tocca a Kuker sfoderare una staffilata dalla distanza, ma il portiere rossonero in qualche modo si salva. Al 31esimo colpo di biliardo di Davide Leonardo Gatto, che stava per sorprendere Pigliacelli dalla distanza siderale, ma il portiere canarino smanaccia all'ultimo istante sopra la trasversale. Nella ripresa il Frosinone parte subito fortissimo, sarà una costante dei padroni di casa per tutti i secondi 45 minuti di gioco. Infatti dopo appena 7 di questi, Crivello butta di prima intenzione un pallone al centro dell'area, dove arriva il colpo di testa di Paganini che non lascia scampo a Nicolas. Il pallino del gioco ce l'ha il Frosinone, ma al 22esimo arriva un gran colpo di Aquilanti che sfiora il 7. Al minuto 26 ecco il palesarsi di quell'incubo indigesto per i frentani, il calcio d'angolo che si concretizza in gol subito. Le casistiche sono tante in questa stagione, ma questa volta tocca a San Marco sfruttare alla perfezione una respinta corta della difesa virtussina dagli sviluppi di un corner e portare il Frosinone in vantaggio. Il Lanciano non ci sta, avrebbe anche la palla per pareggiare con un colpo di testa di Mammarella, ma Pigliacelli in questa circostanza è super. A corollario della gara, l'esordio di Aridità tra i pali in questa stagione, il ritorno dopo la sfida di Terni di Federico Amenta. Ma attenzione, sabato al Biondi arriverà il Brescia, una sfida molto importante per i frentani, nella quale però conterà solo una cosa: fare punti, o meglio farne 3 di punti. Questo è il servizio di Alessio Giancristoforo su questa sconfitta della Virtus Lanciano. Allora facciamo un break e poi parleremo ancora dei rossoneri, anche della gara di sabato prossimo con il Brescia al Guido Biondi, una gara a questo punto da vincere, perché ci sono dei messaggi e dunque andiamo a leggerli insieme. Se la regia è pronta, Maurizio, da qui possiamo già mettere in grafica il primo SMS per vedere. Ecco qui, mister Meco Monaco, io sono di Chieti e mi ricordo della tua intervista all'andata. Mi ha fatto molto piacere sentirti rivendicare la tua teatinità. Spero che un giorno allenerai il Chieti, sarei il primo ad esserne felice. Qui c'è subito un messaggio di un tifoso del Chieti. Poteva già avvenire, poteva già accadere. Poteva già avvenire. No, va bene. Mi fa molto piacere questo messaggio. Insomma, io sono di Chieti, ho i genitori che vivono ancora là, anche se non vivo più lì. Adesso in questo momento sono allenatore della Civitanovese. Oggi il tuo Chieti ti ha però regalato un brutto pomeriggio. Sì, ma insomma, secondo me, anche se c'era un'altra squadra in questo momento, come stiamo con la testa, forse non abbiamo grandi forze. Poi
quando parleremo della Serie D, sì, cercheremo di approfondire, sì, sì, anche il discorso Civitanovese, nel, sì, senso che insomma all'andata eravate la squadra che giocava il miglior calcio e che aveva ottenuto dei grandissimi risultati anche con un organico importante, sì, poi probabilmente si è rotto qualcosa, ecco, ma ne parleremo tra poco. Io non voglio metterti in difficoltà, però no, qualcosa cercheremo ovviamente di capire su questo momento della Civitanovese. Allora andiamo, però un giorno con... potrebbe essere anche allenatore del Chieti, chi lo sa. Ecco, mister Mecomonaco, che impressione ti ha fatto il Chieti oggi? Può ambire ai playoff? La squadra, ed è il tifoso. La squadra inizialmente è stata costruita per fare molto bene. Oggi mancava del giocatore più importante che secondo me hanno in rosa, cioè Esposito. Secondo me come recuperano... Esposito che è stato scoperto a Mecomonaco. No, per... scoperto no, perché però... questo era un giocatore che già faceva gol a Grappoli. Sì, è venuto a Sulmona, è venuto, l'ha avuto con me. È un giocatore che secondo me... può giocare in categoria superiore tranquillamente. Lui ha altri problemi, quindi voglio dire, se lui capisce che può fare il calciatore a certi livelli, secondo me può giocare sicuramente in categoria superiore. Lega Pro. Il Chieti, secondo me, col recupero degli infortunati, secondo me può fare sicuramente un ottimo campionato, perché comunque la squadra, i giocatori Chieti, ce li ha. A Chieti, tu lo sai, pur non stando a Chieti, sei di Chieti e segui il campionato, c'è una situazione ambientale molto particolare. Sì, ma secondo me il presidente è stato molto bravo in questo momento. Tirandosi fuori si accolla tutti magari i piccoli problemi che il Chieti ha incontrato quest'anno, se problemi ci sono. Quindi la squadra, secondo me, l'ho vista molto serena, molto tranquilla in mezzo al campo, al contrario della nostra, che mentalmente non attraversa sicuramente un buon periodo. Quindi sono convinto che il Chieti possa fare bene. Andiamo avanti con il prossimo messaggio ai giornalisti di TV6. Se ci sono novità societarie per il Chieti, qua tutto tace, com'è possibile? Potete provare a sentire l'ex presidente Bellia per sapere cosa bolle in pentola? Possibile che non si sappia nulla? Grazie Andrea. Ma... noi tra l'altro diciamo che abbiamo più volte invitato tesserati del Chieti, però per motivi vari non siamo riusciti. È chiaro che la situazione di tensione che c'è, però lo non diciamo aiuta, a beneficio dei tantissimi sportivi e però ad esempio Paolo, noi in settimana abbiamo fatto la trasmissione pro e contro, è venuto Maurizio Formichetti, insomma, che è molto noto teatino, dirigente sportivo, sì, eccetera, e insomma parlavamo con lui del fatto che pare che queste trattative con imprenditori fuori regione si siano un po' raffreddate, a dir poco raffreddate. Magari ci potrebbe essere l'ipotesi di trovare qualche sponsor dentro la città di Chieti che possano fare qualcosa, magari possono anche incentivare un ritorno in sala del presidente Bellia, che in quel caso dividerebbe responsabilità ma anche oneri finanziari ed economici con altre persone. Si sta cercando di lavorare su questo fronte, chiaramente non è facile, però probabilmente questo è ancora un momento un po' di stasi. Io penso che se certe cose si sbloccheranno più in primavera, perché poi si butteranno le basi per il prossimo campionato. Probabilmente questo è ancora il momento dove ci si guarda ancora un po' con circospezione prima di agire. No, diciamo, senza credo tema di smentita, che a Chieti l'imprenditoria locale è stata sempre un po', credo, recalcitrante ad impegnarsi per la società di calcio. Se è vero che da alcuni anni c'è Bellia al timone del Chieti, che non è un imprenditore che vive e lavora a Chieti, ma certo, non è di Chieti. Qualche anno fa c'era stato un imprenditore di Pescara, per diversi anni presidente del Chieti, che aveva portato il Chieti anche a obiettivi e a posizioni importanti. Quindi voglio dire, se da tanti anni ci sono a Chieti presidenti non di Chieti, questo probabilmente qualcosa vorrà pur dire. Sì, però io penso che questa è la fase in cui, insomma, se c'è la possibilità di dare una mano al calcio di Chieti e a questa società, questo possa essere il momento, perché altrimenti se poi non si riparte, vuol dire che il Chieti riparte, scusate il gioco di parole, dalla promozione, magari anche più indietro. Quindi è il momento questo di fare qualcosa di concreto affinché si riparta da una categoria importante che è la quarta nazionale, e che in un attimo, anche se parliamo di vincere il campionato, ma ti porta direttamente alla terza serie, cioè a ridosso della B. Andiamo avanti, ci sono altri messaggi.
Grande Oddo con la primavera a Viareggio nel girone più difficile, arrivato primo con 7 punti. Luca, beh sì, bisogna fare i complimenti al Pescara Primavera, allenato da Oddo. Pescara che ieri ha battuto la Roma per 1-0, ha segnato Paolucci il gol vittoria. Paolucci che è il fratello dell'attaccante del Cittadella, che ieri giocava invece contro il Pescara. I Paolucci, come tutti sapete, sono originari di Tollo e quindi insomma di queste parti. Ieri c'è stata questa bella vittoria del Pescara con la Roma, che formazione primavera di altissimo livello. Un altro messaggio: purtroppo in Lega Pro non dobbiamo giocare solo contro l'Ascoli e il Pisa, ma anche contro gli aiuti arbitrali. Che schifo quello che è successo ad Ascoli con la SPAL. Tra poco i nodi verranno al pettine. Forza l'Aquila, ringraziamo il tifoso dell'Aquila e tra poco vedremo quello che è successo oggi ad Ascoli nelle immagini di Ascoli. SPAL promosse in Serie A, Carpi, Bologna e Livorno, le più forti, Pescara e Lanciano dovranno salvarsi. Ieri il Cittadella, se vinceva, non c'era nulla da dire. Beh, insomma, probabilmente che Pescara e Lanciano si debbano salvare mi sembra un po' esagerato. Mercato del Pescara insufficiente, Sansovini e Bruno a fine carriera, Pettinari fa 4 gol a stagione, adesso tutto l'attacco è sulle spalle di Melchiorri, che tra l'altro Meco Monaco nelle ultime giornate non sembra nelle migliori condizioni. Sente la mancanza di Maniero, oppure è un, diciamo, capita in una stagione di avere dei periodi in cui non si è al top? Assolutamente sì, capita qualche giornata negativa, anche se lui, diciamo, ama giocare con il tifoso della Maceratese. Macerata, sì, due domeniche fa era a Macerata campo, a seguire la sua squadra. No, è un giocatore che ha bisogno di giocare con, sicuramente con una prima punta a fianco, perché lui è uno che parte un pochettino anche da lontano. Un ottimo giocatore che secondo me è arrivato in B con un pizzico di ritardo, se no questo giocatore realmente sicuramente potrà fare gli ultimi anni di carriera, secondo me anche in Serie A. Allora, dovrebbe esserci ancora qualche messaggio, vediamo se possiamo leggere. Abbiamo visto pareggio del Sant'Arcangelo col San Marino. Del Sant'Arcangelo col San Marino, non me ne ero accorto, grazie Andrea. Volevo chiedere a Meco Monaco se è vero che in estate è stato vicino al Chieti. Noi chiediamo a Meco Monaco se quest'estate c'è stato un abboccamento, qualcosa diciamo, si può dire adesso? Ah sì, assolutamente sì, c'è stato più di un abboccamento, ma poi non se ne è fatto nulla perché? Non se ne è fatto nulla perché evidentemente non c'era intesa né da parte mia né da parte della società, fermo restando che per un allenatore del posto secondo me ci doveva essere più programmazione. Però come si dice in molti casi, scusa Antonio, non si è mai profeta in patria. Non è vero, perché comunque io a Sulmona, vivendo a Sulmona, ho vinto un campionato, quindi queste sono sciocchezze. Secondo me i campionati li vincono le società importanti, perché gli allenatori poi vengono messi in grado di poter fare bene. Forse non era il momento giusto di arrivare a Chieti, spero un giorno sicuramente di poterli allenare, perché comunque fa parte del mio cuore, parliamoci chiaramente, sono nato lì, ho vissuto là per tanto tempo, quindi spero un giorno di poter allenare questa squadra e magari ottenere risultati buoni. Allora, vediamo un po' se c'è qualche altro messaggio, ovviamente, eccolo qui, ennesimo rigore regalato all'Ascoli, ecco, si accende la polemica oggi su Ascoli Spalle, perché insomma qualche episodio dubbio al Del Duca c'è stato, non se ne può più di vedere certi arbitraggi, nonostante gli aiutini, caro Ascolano, alla fine la Serie B sarà nostra, forza Teramo, Teramo che tra poco vedremo ha vinto quasi a mani basse ieri a Gubbio. La spalla ideale per Melchiorri potrebbe essere, appena rientra da Viareggio, il nuovo brasiliano Pablo Barbosa, dice Alex, il nostro amico Alex. Vediamo se possiamo andare ancora avanti. Ecco un altro messaggio: ieri il Teramo ha dimostrato, se ancora ce ne fosse bisogno, di avere un grande gruppo, andare sotto con una squadra ostica come il Gubbio e poi capovolgere il risultato è l'ennesima dimostrazione della forza di questa squadra, che sta facendo sognare un'intera città. Sabato tutti allo stadio per sostenere il magico Teramo, Teramo che giocherà alle 17 di sabato al Bonolis col Sant'Arcangelo, che sta pareggiando col San Marino. Scusate, ma il bravissimo Jacopo Forcella, che fine ha fatto? Non lavora più a TV6. Buonasera a tutti, complimenti per la trasmissione. È in fase di ritorno, quindi possiamo tranquillizzare. È in convalescenza, quindi possiamo tranquillizzare il telespettatore che sarà con noi a breve. E Jacopo Forcella, che ovviamente
oltre a essere un collega e soprattutto un nostro amico. Allora, dal professore tornerà al maestro. Dal professore tornerà al maestro. Allora io direi di chiudere il discorso sul Lanciano facendo una domanda a Meco Monaco. Volevo chiederti, Antonio, cosa pensavi di D'Aversa, che sta facendo così bene a Lanciano, la prima esperienza da allenatore. 2 anni fa era l'allenatore in campo, ora l'allenatore di una squadra che, come diceva anche Andrea, ha raccolto meno di quello che meritava, però D'Aversa insomma sta facendo benissimo, dimostra di avere l'esperienza di un veterano molte volte, sì. Anche come parla. Molto bene, secondo me, sinceramente non me l'aspettavo, anche perché il Lanciano l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato e quindi sostituiva un allenatore comunque che aveva fatto molto bene. E questo è segno che hanno, secondo me, dietro una società, secondo me, importante, un direttore che non sbaglia nulla, quindi l'allenatore sta dimostrando di valere questa panchina, voglio dire, perché poi parlano i fatti, parlano. Sono convinto che questo allenatore avrà una grande carriera, perché non è facile allenare il primo anno in B e fare così bene in una piazza come il Lanciano. Sono convinto che farà bene. Bene, allora ecco qui, ecco, c'è il vantaggio del Sant'Arcangelo, abbiamo parlato pochi secondi fa della prossimo avversario del Teramo e i romagnoli si sono portati in vantaggio sulla formazione del Titano. Allora direi a questo punto, Andrea, di aprire, sì, il discorso Lega Pro, e direi che se le immagini, non so se sono già pronte, sì, le immagini, possiamo chiamarle a Maurizio da qui, di Ascoli Spalle, perché Spalle. C'è qualcosa da vedere e di cui parlare, sì, su questa partita. È terminata 2-1 per un rigore a distanza, ecco, nel senso di contatto fisico non presente tra i due giocatori. Vedremo poi tra poco le immagini, vedremo anche di fare una, tra l'altro, diciamo, maniola, che l'abbiamo montata a tempo di record, perché la partita è finita da pochissimo. Sì, è finita poco prima delle 18. Queste sono le immagini, una partita che è iniziata male. Qui vediamo il gol di Fioretti, di Giordano Fioretti, bomber della SPAL, che ha sorpreso la retroguardia dell'Ascoli, e quindi a metà tempo la squadra spallina, che ha avuto un girone d'andata problematico ma che sembra riperdersi sotto la cura semplice, si era portata appunto in vantaggio. Peraltro la SPAL si è ritrovata anche in superiorità numerica, perché Addae, il centrocampista dell'Ascoli, ha rifilato questo testata, anche qui però poi si può discutere, una mezza testata. È chiaro che il gesto c'è, non è particolarmente plateale, comunque voglio dire, c'è stato questo episodio della espulsione. In 11 contro 10 la SPAL ha avuto diverse opportunità per segnare il secondo gol, abbiamo visto una parata di Lanni, un'uscita di Lanni, qui un'altra situazione importante per la squadra di Semplici, che poi subisce questo gol, il pareggio del solito Altinier, che davvero è l'arma in più dell'Ascoli, a discapito di Perez, Berrettoni, del nuovo acquisto Grassi, ma alla fine chi risolve le cose nella squadra di Petrone è Altinier, molto bravo qui a segnare un gol da attaccante vero. Poi Altinier uscirà, farà spazio a Perez. Qui guardate cosa divora ancora la spalla, che ha avuto diverse opportunità. Ora c'è una con Zigoni, se non sbaglio, sì, ecco, questa è con Zigoni, grande parata di Lanni, quindi occasioni quasi tutte per la SPAL. Poi ecco, esce Altinier, entra Perez e qui arriva il calcio di rigore per questo molto presunto contatto con il difensore della SPAL. Ci sarà anche il cartellino rosso e ci sarà il rigore, che sarà trasformato dallo stesso Leonardo Perez, un tiro sotto la traversa. Qui rivediamo, veramente molto 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 dubbio. Poi addirittura il cartellino rosso. Non c'è nulla. Perché Perez, che addirittura tiene a distanza il difensore della SPAL con il braccio sinistro, il difensore della SPAL fa poco nulla. Se non possiamo permettere il lievissimo contatto tra i corpi, non si gioca più a calcio, quindi non c'è niente. C'è il rigore, l'espulsione, poi altre palle gol per la SPAL. Quindi l'Ascoli ha vinto questa partita giocando o 11 contro 11 o 10 contro 11 o 10 contro 10 contro una squadra che ha creato tantissime palle gol, ecco, e si è divorata l'impossibile. Quindi è una vittoria che l'Ascoli conquista con fortuna e con quel calcio di rigore che non c'era, anche se, ripeto, l'espulsione di Addae pure quella può far discutere. Chi era l'arbitro? Scusa Andrea, se mi vado a documentare, ma documentiamoci un attimo, perché insomma questo è un arbitro che probabilmente, mettiamola sullo, sì, scherzo, farà carriera.
Meco Monaco, rigore? Assolutamente niente. Poi ecco, chiediamo a Maurizio Daqui se è possibile di rivedere l'episodio. Pure espulsione, tra l'altro, perché poi la regola, oltre al danno anche la regola dice quello, infatti stanno rivedendo anche questi regolamenti, però dai, qui non c'è proprio, anzi se c'è qualcuno che fa fallo è proprio perché il giocatore dell'Ascoli che si appoggia, che viene, ma qui non c'è nulla, l'arbitro non deve assolutamente fischiare. Ma io molte volte mi chiedo, visto che io credo che l'azione sia in prospettiva dell'assistente dell'arbitro, gli assistenti oltre a segnalare... L'arbitro è proiettile di Terni, che non è neanche un pivellino, tra l'altro. Tra l'altro, ma io mi chiedo... Ah, il primo assistente sono io, Andrea Costantini di Pescara. Andrea Costantini, non vorrei polemizzare con un assistente di Pescara, però non so se l'assistente sotto la tribuna era Costantini, questo non lo sì. sa, era lui, sì. Benissimo. L'azione è in prospettiva, credo, dell'assistente. Però se l'arbitro dice rigore, rigore, sì, punto. Sì, però, no, ho capito, però anche gli assistenti dovrebbero, probabilmente, perché io credo che prima della partita si parla, arbitro e assistente, se tu vedi qualcosa, mi segnali, mi dici. Sì, perché ma io credo è una situazione che qui... troppo pesante per essere l'assistente. Qui, sì, però se l'assistente dice all'arbitro guarda che non è fallo, l'arbitro può pure tornare indietro sulla sua decisione. Ma e non è accaduto di diverse volte. Parliamo di rarità quasi assolute. Tra l'altro qui mi sembra anche molto distante l'arbitro per poter decidere un rigore. Ma guarda, l'arbitro si trova nel cerchio di centrocampo. Lontanissimo. Guarda, il fatto che lui abbia a torto a ragione espulso a Daè, si gioca in casa dell'Ascoli, questi episodi bisogna metterli in conto. C'è poco da fare. Mi permetto è chiaro che per le squadre abruzzesi vedere una cosa del genere può essere un colpo al cuore, però devo dire che l'Ascoli ha un blasone che può anche portarti a questo, però ripeto, so, però se ragioniamo in questi termini la dirigenza dell'Ascoli può dire, però l'espulsione di Addae ci poteva stare, ma ci poteva anche non stare. Potevi chiudere un mezzo occhio, se ci vuoi sfavorire lì non cacci il giocatore, eccetera eccetera, però la realtà è che quello è un rigore regalato. Allora, io mi permetto di dire che in questo caso, se fosse intervenuto, qualora avesse visto ritenuto il fallo non da rigore, se fosse intervenuto l'assistente probabilmente ci sarebbe... Paolo, io da questa considerazione l'assistente lo toglierei fuori, perché è una decisione troppo pesante per essere... Ma sicuramente... Magari l'assistente ti può aiutare nel dire è dentro e fuori, magari, però sulla dinamica giudica l'arbitro, l'arbitro era molto indietro, tra l'altro da dietro è difficile vedere. Però l'arbitro si è andato dritto come un treno, rigore e espulsione. Avrà visto rigore, non mettiamo... Per quanto riguarda l'espulsione è normale che sono due uomini, certo. Una volta che fischia fallo, cioè non c'è nemmeno da... Certo. Infatti... Voglio dire, oltre che sull'aspetto arbitrale, se Teramo e l'Aquila e i tifosi di Teramo e l'Aquila vedono questa partita, devono anche imprecare, tra virgolette, con la SPAL, sì, che ha giocato un partitone, ha creato 10 palle gol e hai fatto solamente un gol. È anche vero che la SPAL doveva essere molto più cinica, perché oggi dovrebbe, se avesse fatto 3 gol non ci sarebbe stato nulla da dire, quindi c'è anche quest'altro aspetto da sottolineare. Allora, penso sia finale a Terni. Sì, dovrebbe essere finale perché sono a Menatti, autogol di Alcari. Quindi è finale, Ternana-Brescia 2-1, dunque il Brescia sconfitto a Terni. Vediamo dunque la nuova classifica con il Brescia che torna a 29 punti e con la Ternana che sale a 34 e scavalca il Pescara e soprattutto raggiunge il Lanciano. Quindi comunque un risultato importante per la formazione rossoverde che due settimane fa aveva espugnato l'Adriatico di Pescara. E vediamo anche perché è finale anche Sant'Arcangelo-San Marino 3-1. In questo caso la vittoria dei romagnoli che fanno un bel passo avanti in classifica. Ora la vediamo la classifica, e sì, perché il Sant'Arcangelo si porta a 26 punti, scavalca il Prato e raggiunge il Savona, si porta ad una lunghezza da Pistoiese e Forlì, quindi una vittoria importante per i romagnoli contro il San Marino, invece resta sempre più ultimo in classifica con 16 punti. Ricordiamo sabato prossimo Teramo Sant'Arcangelo. Io volevo chiudere il discorso su Ascoli SPAL dicendo che, per l'amor di Dio, possono sbagliare i giocatori,
possono sbagliare anche gli arbitri. Io mi ero solo permesso di dire che da quella prospettiva, insomma, l'assistente poteva vedere qualcosa che evidentemente non ha visto. Chiuso il discorso su Ascoli Spal, apriamo invece quello relativo al Teramo. Teramo che è andato a vincere al Barbetti di Gubbio, 4-1 il risultato finale. Ancora una volta grandi protagonisti gli attaccanti della formazione biancorossa, la coppia gol La Padua Donnarumma. 4-1 del Teramo Gubbio, vediamo il servizio. Un grande Teramo soffre nella prima parte di gara, poi reagisce, rimonta e dilaga in casa di un Gubbio in crisi di risultati. Ennesima prova di maturità dei ragazzi di Vincenzo Vivarini, trascinati dalla coppia d'oro Donnarumma alla Padula, devastanti in terra umbra e fautori dell'1-4 finale. Dati in ballottaggio, Masullo e Di Matteo giocano entrambi, quest'ultimo mezzala al posto di Di Paolo Antonio, Perrotta preferito a Diachité. Nel Gubbio, Regolanti e Domini partono dalla panchina, 4-1-4-1 per Acori, con Guerri ed Esposito davanti all'Oviso e Mancosu a sfrecciare sulla destra, come in occasione del gol che lo stesso Mancosu sigla al 18esimo. Sinistro preciso ma non potentissimo, Tonti sfiora soltanto, ma la rete sigilla il predominio eugubino della prima parte di gara. Il Teramo non si scompone, si prepara ad un finale di tempo roboante. Al 39esimo il pareggio, l'azione è innescata da Masullo, traversone, sponda di La Padula per Donnarumma che sottoporta, dimenticato dalla difesa, di giustezza batte Iannarilli. 1-1 e undicesimo gol in campionato per il centravanti di Torre Annunziata. Feeling perfetto con il gemello del gol Gianluca La Padula, che però non vuole essere da meno, e al 43esimo di forza si inventa il gol del sorpasso. Ruba palla ad Esposito, avanza e dai 18 metri sgancia un sinistro potentissimo a pelo d'erba che fulmina Iannarilli. 1-2 con l'attaccante torinese che arriva in doppia cifra, decima marcatura per lui, e inerzia tutta per i biancorossi come nella ripresa, quando il Gubbio resta in 10, già ammonito, Esposito ferma con le cattive Cenciarelli e Guccini di Albano Laziale dimostra il secondo giallo e quindi il rosso. Dopo aver avuto una ghiotta chance con Di Matteo, il Teramo al 18esimo chiude il confronto con la rete meravigliosa di Alfredo Donnarumma, la 12esima in campionato, destro a giro sontuoso che supera Iannarilli e finisce nell'angolo. Lo chiamano gol alla Del Piero, lo segna Donnarumma che consegna ai posteri la doppietta dell'ex. Applausi a scena aperta per lui. Nel frattempo nel Gubbio era entrato Regolanti, la cui partita dura 5 minuti, gomitata a Caidi e rosso diretto per l'attaccante. Gubbio in 9 e che affonda la mezz'ora, contatto in area tra Danna e La Padula, Guccini decreta il calcio di rigore che inizialmente lo stesso La Padula vorrebbe calciare, salvo lasciare l'esecuzione a Mirko Petrella, gesto apprezzato da tutti i compagni, Petrella in primis che dal dischetto firma il suo secondo gol in campionato, quello del definitivo 1-4. Unico neo di giornata, il giallo a carico del diffidato Scipioni. Salterà il Sant'Arcangelo, ma questo Teramo non farà fatica a rimpiazzarlo per una giornata. La rincorsa verso la vetta continua con più convinzione che mai. Come with me. Come with me. Ed eccoci in studio per la terza parte dell'Abruzzo del pallone. Abbiamo visto le immagini di Gubbio Teramo, Meco Monaco. Vivarini, un allenatore che molti dicono destinato a breve a fare il grande salto, ovviamente ci auguriamo col Teramo. Ma su questo allenatore sicuramente posso dire tanto, perché è un ragazzo che conosco molto molto bene, abbiamo fatto anche il corso di allenatore insieme, quindi so quali sono le qualità tecniche e soprattutto le qualità umane di questa persona, quindi io penso che questo allenatore merita di fare il salto categoria. Io spero con il Teramo, perché il Teramo secondo me può fare il salto di categoria, se non con il Teramo sicuramente lo farà da solo. Stasera mi trovo a parlare bene magari di tutti gli allenatori di cui abbiamo parlato, però, ho convinzione che questo allenatore possa fare il salto di categoria. Anche qual è il segreto del Teramo? Vivarini oppure... Perché il segreto secondo me è un po' tutto, perché
Vero sì che ha un presidente particolare, uno sanguigno, uno che comunque si fa vedere dentro lo spogliatoio, si fa sentire, però è uno che rispetta gli impegni, grande persona, persona seria, quindi questo è importante al giorno d'oggi, ma lì secondo me c'è un lavoro anche di un'altra persona che secondo me capisce di calcio e anche qui posso parlare perché è stato mio compagno di squadra per 2 anni, che è il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe, che sta lavorando, dove è andato ha sempre fatto bene, quindi i numeri secondo me parlano chiaro, parlano a suo favore. Questo... Poi, il Teramo insomma ha una squadra, ha 2 attaccanti probabilmente tra i più forti del girone, però se noi andiamo a vedere, e vorrei allargare anche il discorso con Andrea pure sull'Aquila, guardando i 2 organici probabilmente l'Aquila ha qualcosa in più, almeno a mio avviso, del Teramo. Però adesso, al di là delle 2 gare che devono recuperare i rossoblù, probabilmente il Teramo con un organico leggermente inferiore tecnicamente, credo io, sta facendo meglio dell'Aquila. Sì, perché? Sì, leggermente inferiore, però insomma un buon organico. Stiamo parlando di persone capaci, anche l'Aquila. Zavettieri io non lo conosco personalmente, ma mi dicono che sia molto bravo. Anche lì c'è un direttore sportivo capace, perché ha sempre fatto bene. Le cose secondo me non vengono per caso, quando una squadra fa bene ci deve essere un mix di tante cose, società, direttori, allenatori, ci deve essere tutto, ci deve essere in questa società, in questo momento ci sono queste cose e quindi si fa bene. Ripeto, a me come allenatore mi è capitato fare bene anche quando società non c'era, però alla lunga secondo me quando si programma, si fanno le cose per bene, alla lunga queste società vengono fuori. Andrea, il 22 febbraio alle 14:30 allo Stadio Fattori si giocherà l'Aquila Teramo. Sì. Non sarà sicuramente una partita decisiva, però beh, è un partitone perché è il derby, cioè è il confronto tra le uniche 2 abruzzesi della Lega Pro. Lo è perché comunque è nata una sana rivalità tra queste 2 società che risale a 2 stagioni fa, l'anno della finale playoff, perché comunque sono 2 squadre che peraltro si ritrovano nella stessa fascia di classifica e a questo punto hanno lo stesso obiettivo. Quindi sono tutti aspetti che messi insieme ci consegnano una partita attesissima, una partita di grandissima importanza, perché al netto delle gare che l'Aquila deve rimontare, se ci dovesse essere una vincente e non dovesse uscire un segno X, forse la vittoria potrebbe escludere chi vincerà, escluderebbe l'altra da un eventuale sogno Serie B. Quindi è una partita che varrà tanto, non l'intera stagione ci mancherebbe, però varrà tantissimo perché si porta dietro tutte queste considerazioni che abbiamo fatto. Quindi sarà un grande pomeriggio, speriamo vissuto all'insegna anche del fair play e comunque di una giornata di sport fatta come si deve. Tra l'altro abbiamo visto la classifica, l'Aquila ha 37 punti ma potenzialmente ne avrebbe 43, quindi un punto in meno del Teramo, sempre che riesca a vincere le 2 gare di recupero con Pontedera e tutto quello. Ecco, non sono gare facili, però. Io l'ho sempre pensato e continuo a pensarlo. Purtroppo l'Aquila da questo punto di vista è penalizzata perché, ma lo ricordo anche negli anni della Serie D, sai, la neve, vai ad allenarti all'Adriatica, poi ti vai ad allenare a Roma, poi non giochi, poi non rigiochi un'altra partita, quindi perdi ritmo partita. Perdi terreno in classifica perché dici sì, ma io quelle partite le devo giocare, sì, ma le devi vincere, sapendo che le altre le hanno già vinte e quindi hai un divario ora molto molto grande. Devi inseguire grande. Adesso. Devi inseguire e hai tutta la pressione addosso in partite dove magari il tutto cuoio e il Pontedera verranno lì per difendersi sfruttando il fatto che tu devi vincere assolutamente. Quindi questa è una rogna clamorosa, anche perché le date non sono facili da trovare per il recupero. Ho letto probabilmente una partita a marzo, un'altra addirittura ad aprile. Il campionato sarà per finire. Purtroppo sono questa è veramente un'autentica rogna che ha l'Aquila. Allora, vediamo qualche altro messaggio, poi parleremo e passeremo alla Serie D. Dunque, se Maurizio da Guiregi è pronto, eccolo qui. Buonasera, caro Nino.
La Chieti Sportiva, quella che ha orgoglio da vendere, ti riconosce come figlio di Teate, ti abbraccia calorosamente, Chieti per sempre, Vincenzo. Nino. Caro Nino, sarebbe... Sì, perché mi chiamano Nino. Chiamano Nino, sì, questo non lo sapevo. Ho detto, probabilmente forse si starà rivolgendo a qualcun altro, invece. Ma sono... Nino è ringrazio, nostro... ringrazio Vincenzo. Allora i tifosi ti vogliono sulla panchina del Chieti. Dai. Per il momento, in questo momento il Chieti ha un ottimo allenatore che secondo me sta facendo molto bene, deve continuare con questo allenatore per cercare di fare il meglio possibile, poi quello che sarà lo sapremo più in là. A breve. Buonasera, mi dispiace dirlo, ma sia lunedì sera a San Marino sia oggi con la SPAL, due partite da ufficio inchieste, due rigori assurdi. Questo è un tifoso ovviamente o del Teramo o dell'Aquila. Beh, qualche dubbio il rigore dato oggi all'Ascoli lo lascia. La mezza testata o la testata del giocatore Ascolano c'è, paga il gesto, giusto il rosso, rigore inesistente. È un messaggio condivisibile. È un messaggio condivisibile, certo. Però, rigore, diciamo che se sulla testata si può sempre discutere, sul rigore non meno. Si discute. Allucinante quello visto oggi al Del Duca. Pensavo che quello accaduto lunedì sera a San Marino già fosse troppo. Invece no, una vergogna, due rigori inventati, ma noi non molleremo. La nostra squadra arriverà fino in fondo. Grazie a tutta la società, al mister e a questi splendidi ragazzi. Sempre Forza Teramo 1913. Beh, ovviamente c'è grande entusiasmo a Teramo e non potrebbe essere diversamente. Ho visto l'Ascoli squadra senza gioco, che non meritava di vincere, con i soliti aiutini, e spero che non vada lontano, ma tutti parlano dell'Ascoli dimenticando Reggiana, Pisa e l'Aquila. Gabriele, beh, tra l'altro Reggiana Pisa è l'altra gara che si deve recuperare. Allora direi di se avremo tempo leggeremo altri sms, direi di passare alla Serie D, di andare subito a vedere il servizio che abbiamo realizzato oggi al Bonolis per la vittoria netta del San Nicolò 3-1 al Recanatese. Prima vittoria del nuovo anno per il San Nicolò, che supera per 3-1 al Bonolis una Recanatese efficace solo per 45 minuti. Al cospetto dei marchigiani, i biancazzurri offrono una prestazione concreta, conquistando meritatamente i tre punti. Parte forte la squadra di Massimo Epifani. Al settimo Moretti ha una ghiotta occasione per sbloccare il risultato, ma spara incredibilmente alto tutto solo dinanzi a Cartechini. Passano 60 secondi e Stivaletta mira l'angolino sinistro, colpendo però il palo esterno. Al decimo scatta il contropiede dei biancazzurri, che 3-1 mancano però l'acuto, permettendo alla difesa marchigiana di salvarsi. La gara è divertente con tanti capovolgimenti di fronte. Al quarto d'ora il San Nicolò rischia il clamoroso autogol con una deviazione fortuita di Dorazio, respinta distinto da Di Gifico. Al sedicesimo arriva così il meritato vantaggio abruzzese grazie a Bartolini, che deve solo accompagnare il pallone in rete ad un metro dalla porta dopo un cross perfetto di Chiacchiarelli. La gioia del vantaggio biancazzurro dura però poco, perché al 18° è Dorazio a ristabilire la parità. Tutto da rifare per la formazione teramana, che accusa il colpo, non riuscendo poi a rendersi pericolosa fino al termine del primo tempo, quando Santoni cade in area chiedendo inutilmente il rigore a De Santis di Lecce, che lascia però proseguire. Nella ripresa al primo i tifosi di casa gridano al gol, ma sulla spettacolare conclusione di Chiacchiarelli e la traversa a dire no al San Nicolò. La risposta della formazione leopardiana è affidata al quarto a Traini, che però non crea grossi problemi a Di Gifico. Chiacchiarelli appare davvero ispirato e al settimo, su calcio da fermo, si inventa una traiettoria magnifica che non lascia scampo a Cartechini. Sul 2-1 al 14° il Castelfidardo resta in 10 per l'espulsione per doppia ammonizione di Glebocchi, e così al 16° arriva il tris di Bartolini, che al volo mette alle spalle del portiere ospite per la sua doppietta personale. Gara quasi in ghiaccio, anche perché al 26° i giallorossi restano in 9 per il rosso diretto sventolato a Scartozzi per gioco falloso. Una decisione, quella dell'arbitro pugliese, piuttosto severa. Poi più nulla, eccezion fatta per una punizione di Garcia a fil di palo. Per il San Nicolò una vittoria importante, che consente ai biancazzurri di portarsi a quota 30, subito alle spalle delle big del torneo. Per i marchigiani un KO che non cambia di molto una classifica ancora tranquilla. Epifani, prima vittoria del 2015, tre punti meritati contro una Recanatese che ha giocato discretamente bene nel primo tempo, meno nella ripresa quando voi avete messo al sicuro il risultato.
Ma sì, hai detto cose giuste, perché credo che il primo tempo abbiamo creato tante occasioni da gol, però abbiamo anche concesso qualcosina su dei nostri errori. Tra primo e secondo tempo abbiamo parlato e volevo più determinazione da parte dei miei e l'abbiamo fatto. Il secondo tempo penso che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e abbiamo portato a casa una vittoria che è importantissima. Credo che questa squadra ha fatto 35-36 gol, credo che a oggi sono tanti gol. Purtroppo siamo mancati nei momenti determinanti quando dovevamo portare a casa il risultato. Credo che stiamo crescendo sotto questo aspetto e oggi l'abbiamo dimostrato quanto una squadra che è abituata a lottare per salvarsi, quindi era una squadra difficile da incontrare. Magrini, cosa non ha funzionato oggi nella Recanatese? Dice nulla, direi poco. No, diciamo, non siamo stati quelli delle quattro gare che ho giocato io, una squadra dove avevo visto soprattutto nella fase difensiva molto bene. Oggi invece siamo andati in netta difficoltà, ma forse per, oltre che del merito nostro, c'è stato anche il merito degli avversari, che avevo notato già dalle partite che avevo visionato che erano molto pericolosi in fase offensiva, creavano tante situazioni pericolose e oggi l'hanno ridimostrato. Però nonostante tutto, il primo tempo eravamo stati bravi subito a rimediare all'errore e al gol loro pareggiando, poi al secondo tempo potevamo essere un pochino più attenti, invece abbiamo ripreso il 2-1 e lì è chiusa la partita. Antonio Mecomonaco, il San Nicolò non è una sorpresa, è una realtà di questo campionato. Anche nella gara con la Civitanovese i ragazzi di Epifani avevano messo in difficoltà. Assolutamente sì, io ritengo che questa sia una squadra molto forte, magari Epifani in quell'occasione ha travisato un po' le mie parole dicendo che per quanto ha speso la Civitanovese, la Civitanovese a dicembre già doveva aver vinto il campionato, erano parole secondo me inopportune, perché lui che fa il tecnico dovrebbe sapere come sono realmente, come stanno i fatti. Fermo restando che in quella partita abbiamo giocato un tempo in 10 e molto probabilmente abbiamo preso un rigore contro inesistente. Però va dato merito che Epifani ha fatto un grande lavoro, che la squadra esprime sicuramente un ottimo calcio e che secondo me quando si parla si deve essere meno permaloso. Adesso lui non è qui, però io insomma questa cosa la dovevo dire, perché lui ha detto che la Civitanovese a dicembre, per quanto ha speso, già doveva aver vinto il campionato. Allora la Samb forse ha speso più di noi, o qualche altra squadra che ha speso più di noi a dicembre. A dicembre non si vincono i campionati si vincono a maggio e con le società dietro alle spalle, che lui in questo momento ha. Ti riferisci alle dichiarazioni, sì, del 91esimo, sì, di perché, San Nicolò? Perché tu c'eri, io ho detto ampiamente che il San Nicolò meritava il pareggio. Sì, noi adesso non abbiamo il tempo, ecco, di ritrovare quelle dichiarazioni, io ho detto che il San Nicolò ha ampiamente meritato il pareggio e forse meritava qualcosa in più. Ho detto che è una delle squadre che esprime un buon calcio, quindi mi sembra di ricordare questo. Non ho detto altro. Invece gli altri allenatori pensano a vedere quando spendono le altre società e mi sembra un pochettino insomma ingiusto, però fa parte del gioco, io vado avanti per la mia strada, lui va avanti per la sua. Allora, visto che abbiamo introdotto il discorso sulla Civitanovese, io ti chiedo che cosa sta succedendo a Civitanova. Abbiamo letto insomma di qualche problema societario, però l'organico è un organico ordine. Sì, sì, assolutamente. Noi, la società in estate, anche se partita in ritardo e con grandi problemi perché è stata rilevata molto tardi, abbiamo intrapreso un percorso e abbiamo costruito, secondo me, avevamo costruito una squadra molto forte, che sicuramente sulla carta, come dicono tanti, era una delle più forti, ma purtroppo per vari motivi che ovviamente da allenatore non posso elencare tutti, ma soprattutto a livello tecnico abbiamo perso Ferrini, Della Penna, oggi avevamo anche Benzaia squalificato, quindi abbiamo perso dei giocatori per strada, cioè, molto due giocatori molto fondamentali più o meno per tutta la stagione. Sì, per tutta la stagione. Se vai a sommare anche altre tipologie di problemi
che purtroppo sono più grandi di me e che il tecnico purtroppo non può fare nulla. È normale che abbiamo avuto un calo vistoso e per me per tornare ad essere quelli che eravamo prima bisogna che tutti lavorino in un certo modo. Il direttore sta cercando in tutti i modi di portare avanti un certo tipo di discorso. Dico che la Civitanovese che ho visto a Chieti è stata una delle squadre più belle che ho visto quest'anno in Serie D. Avete giocato una grande partita che state rischiando anche di perdere, però avete giocato una grande partita, si è visto anche un potenziale importante che avete onorato poi per tutti i giorni. A dicembre, senza le papere del portiere forse stavate anche davanti, questo lo dico io, a dicembre noi abbiamo giocato col campo basso, quindi alla 16ª giornata eravamo a 2 punti dalla Maceratese. Tra l'altro la Maceratese all'88esimo perdeva Dagnone 1-0 e ha ribaltato una partita incredibile, quindi eravamo primi. Se poi subentrano altre cose, come tecnico purtroppo non voglio sicuramente buttare le mani avanti, perché io non l'ho mai fatto. È normale che nell'ambito di una scuola di calcio l'allenatore deve pensare a fare allenatore, i giocatori devono fare i giocatori e altri dovrebbero fare altre cose. Se poi accade l'imponderabile è normale che ci possa essere qualche problemino, anche se le prestazioni che abbiamo fatto certo non deve assolutamente essere, insomma, non deve dipendere da altre cose, perché quando si scende in campo penso che si debba dimenticare un po' tutto, quindi io mi prendo la responsabilità di tutto ciò, cercherò di risollevare questo momento difficile della squadra andando avanti e cercare di finire il campionato nel migliore dei modi. Okay. Bene, allora abbiamo parlato del San Nicolò, della Civitanovese, e penso che le parole di Antonio Meco Monaco non abbiano bisogno di ulteriori approfondimenti. Speriamo proprio in coda alla trasmissione di poter vedere anche il servizio da Civitanova. Sì, allora intanto in attesa di aspettare qualche attimo per vedere il servizio sulla gara di Civitanova, andiamo invece a vedere il servizio che ha realizzato proprio il nostro Andrea Costantini oggi al Piccone di Celano, dove è tornata a vincere, a sperare nella salvezza, la formazione allenata da Pasquale Luiso, che ha sconfitto il Castelfidardo. Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Celano, che supera di misura al Piccone il Castelfidardo 1-0, risucchiando all'ultimo posto la Vispesaro, agganciata a quota 14. I marsicani si portano a 2 punti dalla zona playout e rendono amaro il debutto al neotecnico dei marchigiani Mirko Miccioli, ex Fano e Recanatese, chiamato a sostituire Mobili, esonerato nella settimana predomenica di sosta. Il tecnico marsicano Luiso ha tutti gli effettivi a disposizione e lascia in panchina Tartaglione e Castellani, optando per la coppia di centrali Villa-Castaldo. Nel Castelfidardo Miccioli deve rinunciare a Cervellini e allo squalificato Fermani, ma conferma Cavaliere nonostante il grave lutto che ha colpito l'ex attaccante della Sant'Egidiese nelle ultime ore con la scomparsa della sorella. Nei primi minuti il Castelfidardo prova a fare la partita, ma senza particolare efficacia contro un Celano contratto. Le due squadre ci provano per le vie aeree nel primo quarto d'ora con Sbarbati, Buongiorno e Luzzi. Il colpo di testa di quest'ultimo in particolare sorvola di un soffio la traversa. La migliore palla gol marsicana al 27esimo sul corner di Marfia, irrompe Castaldo, Agna Diegvo ha i riflessi pronti e si salva in due tempi. Bella risposta Fidardense 2 minuti dopo, il doppio velo di Tassi e Alessandroni libera Sbarbati, girata di prima, forte ma centrale, blocca Amabile che al 31esimo si rende protagonista di un'uscita avventata da Alessandro Valtraversone e Castaldo salva la porta rimasta sguarnita. Sugli sviluppi Amabile ferma poi il tiro di Cavaliere. Nella ripresa le due squadre si allungano sin dai primi minuti alla ricerca della vittoria. Il punto serve a poco, ma nonostante le premesse gli spunti di cronaca sono pochi a causa di una fase di rifinitura sempre latitante. Al 7° Sbarbati impegna dalla distanza Amabile. Il tecnico di casa Luiso dà il via al valzer dei cambi alla ricerca della chiave giusta. Il ne entrato Mercogliano ha un guizzo al 19esimo, vanificato da Suleman. Tutto lascia presagire ad uno 0-0 difficile da schiodare, ma al 29esimo l'episodio che gira la gara. Cavaliere, già ammonito, protesta platealmente con l'assistente. Tursi di Valdarno estrae il secondo giallo e manda sotto la doccia il centravanti del Castelfidardo. Il Celano ne approfitta dopo un minuto. Punizione di Marfia, mischia furibondo in area. Prima tenta Suleman, ma la zampata risolutiva è del difensore Castaldo. Celano avanti e marchigiani che protestano per un presunto fuorigioco del marcatore di giornata.
L'unica reazione ospite è questa iniziativa personale di Alessandroni. Anzi, è il Celano di rimessa a sprecare due volte il raddoppio, prima con Luzzi fermato da Agna Diegvu e poi con Buongiorno che calcia alto ignorando Suleman. Finisce con il Celano che festeggia il quarto successo in campionato, iniziando bene il filotto di quattro scontri diretti. Domenica, altra gara verità ad Agnone. Sapevate l'importanza di questa gara per noi, oggi se non vinci difficilmente magari te la potevi giocare ancora, ma i ragazzi hanno messo l'anima, io lo sapevo, una partita dominata in tutto e per tutto, abbiamo forse concesso quel tiro nel primo tempo che hanno fatto tre finte su un cross, ma poi alla fine penso non ci abbiano mai tirato in porta, abbiamo giocato da squadra, abbiamo giocato una grossa gara tatticamente, siamo stati bravi nel capire cosa dovevamo fare, i ragazzi hanno fatto bene, sono contento per Pellegrini che ha fatto una cinquantina di minuti, un ragazzo che non giocava da 7-8 mesi, noi siamo stati pure bravi a sfruttarlo, a volte non è detto che tu in 10 riesci a dominare all'avversario, e siamo stati bravi ad approfittarne dell'espulsione dei Cavaliere, però meritavamo il gol molto prima, pure quando erano in 11. Noi abbiamo fatto bene i primi 20 minuti della squadra, mi è piaciuto, poi un attimino ci siamo allungati, forse tutte e due le squadre per il voler vincere, però lì non mi sono piaciuti affatto, non ci siamo piaciuti. Poi la partita è andata, potevamo far gol noi, potevamo far gol loro, poi c'è stata questa espulsione che secondo me è stata esagerata perché ha fischiato un fallo che a mio avviso non c'era. Poi devo rivedere il gol perché mi dicono che fosse in fuorigioco, però lasciando stare i discorsi noi dovevamo fare qualcosina di più. Ecco qui le immagini e il servizio del nostro Andrea Costantini sulla vittoria del Celano. Allora, una notizia di servizio che non riguarda lo sport, ma ovviamente dobbiamo dare le notizie ai nostri telespettatori, una notizia di pochi secondi fa, perché per il peggioramento delle condizioni meteo e per la possibilità di neve, il Comune di Teramo ha deciso per domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Saranno aperti solo gli asili nido. Dunque a Teramo domani scuole chiuse per maltempo, è prevista la neve tra la serata, la nottata e la giornata di domani. E anche adolescenti teramani. Eh sì, che domani faranno festa. E non solo Teramani perché domani le scuole saranno chiuse anche a Campli, sempre per il maltempo, e notizia di un minuto fa anche a Silvi, il sindaco con una ordinanza ha decretato la chiusura dei plessi scolastici causa, leggo qui nel comunicato, peggioramento delle condizioni meteo. Per la giornata di lunedì tutte le nostre scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse per evitare qualsiasi possibile pericolo di pubblica incolumità. Dunque domani per il maltempo scuole chiuse a Teramo, Campli e Silvi. Detto questo, torniamo allo sport, siamo quasi in chiusura, però qualche secondo fa il tecnico della Civitanovese, nostro ospite Antonio Meco Monaco, aveva parlato della gara con il San Nicolò, aveva parlato anche delle dichiarazioni del tecnico della formazione biancazzurra Massimo Epifani, che dovremmo avere in collegamento telefonico. Massimo, ci ascolti? Buonasera a tutti. Grazie Massimo. Allora, ovviamente ti sei sentito chiamato in causa, hai chiesto di intervenire, noi ovviamente ti diamo la possibilità di intervenire. Io chiedo solo a Maurizio Daguì se è possibile alzare leggermente l'audio in studio. E dunque Massimo, ci senti? Sì? Sì, sento bene. Ecco, perfetto, allora a tua disposizione il telefono, dunque, per ribattere a quello che diceva Antonio Meco. Stavo vedendo la trasmissione, ho sentito il mister della Civitanovese Meco Monaco, che mi ha richiamato in causa un episodio che per me mi viene da sorridere, perché credo che sono, innanzitutto stimo molto l'allenatore Meco Monaco, perché secondo me è un allenatore bravo che sta facendo veramente grandi cose. Per quanto riguarda quello, è stata una semplice e pura battuta a fine partita. E se andiamo a rivedere anche le immagini, penso che poi quelle immagini non le ho nemmeno viste da nessuna parte, e ho sorriso sulle labbra, proprio una semplice battuta senza nessuna ironia. E mi dispiace che si è venuto a creare un piccolo caso che secondo me non esiste, perché io guardo molto il mio lavoro,
cerco di guardare sempre in casa mia e sono stato sempre una persona molto rispettosa sia da calciatore che da allenatore, perché credo che questa è la cosa principale mia, il mio atteggiamento, avere sempre grande rispetto delle persone che lavorano e delle persone che incontro la domenica. Quindi se è successo questo episodio mi dispiace che il mister ha travisato una cosa del genere, perché io era una semplice battuta, e credo che per una semplice battuta delle volte a fine partita, anche per temperare, perché lui aveva detto che io avevo una grande squadra e che dovevo fare minimo i playoff, io ho risposto dicendo che allora lui aveva, con la squadra che ha e col budget che magari aveva molto più di noi, aveva già vinto il campionato, ma era una semplice battuta. Antonio, che se era una semplice battuta va bene, però io insomma in quel caso... No, mister, intanto mister, se riprende le immagini da qualche parte di quell'intervista, sulla domanda che credo che mi ha fatto proprio Renzetti in TV. Sì, era una dichiarazione che avevi fatto a me al 91esimo. Sì, sì, no, sì. Ho risposto sorridendo, era una semplice battuta. Poi se si vuole travisare, come nel calcio si vogliono travisare. No, ma io non ho travisato nulla, sono una persona molto leale, molto rispettosa, però siccome mi hai chiamato in casa e sembrava proprio come una rispettosa, piccola guarda, mi dispiace Massimo, perché ti rispetto molto come allenatore, quindi no, ma anche io non ho nulla da dire. Mi si fa una domanda del San Nicolò, io ripeto che è un organico per me, io quello che vedo, ovviamente ho detto anche che questa squadra esprime un buon calcio, ho detto che la squadra ha meritato il pareggio, secondo me erano parole fuori luogo, però se mi dici che sono state un po' travisate, era una battuta, accetto quello che dici, accetto e va bene così, perché anche io stimo il lavoro che stai facendo tu, penso che stai facendo un percorso professionale importante come l'ho fatto io e vengo sicuramente dalla gavetta, perché ho allenato squadre anche meno importanti di quelle che alleno quest'anno, quindi penso che ci debba essere massimo rispetto anche magari quando si va dietro le telecamere a dire determinate cose, perché magari qualcuno come ha fatto ha travisato queste parole, quindi per me non c'è più nulla da dire, massimo rispetto nella persona, lo sai, sono una persona anche io corretta e molto leale, e niente, andiamo avanti, ti faccio il più grande in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Anche da parte mia, credo che si è alzato una polvere che non sia. No, assolutamente a me, per me è finita. Ma è giusto, stretta di mano ideale, telefonica. No, ma è meglio chiarire le cose, che poi sembrano sempre che magari dopo qualcuno ci mette lo zampino sopra e non va mai. No, assolutamente. Bene, grazie Massimo per aver chiamato. Buonasera. Grazie, ringraziamo Massimo Epifani, dovevamo ovviamente Antonio, anche perché è giusto chiarirsi anche in diretta televisiva, ne va anche della nostra deontologia professionale, quindi ci ha chiamato Massimo Epifani, abbiamo volentierissimamente messo il telefono a sua disposizione e io credo che questo malinteso, se così lo possiamo definire, è stato chiarito, e poi ci sarà anche una stretta di mano quando giocherà Civitanova. Ci siamo incontrati tante volte, anche perché lo conosco, quindi siete due allenatori abruzzesi che stanno facendo bene in piazze importanti. Allora siamo in chiusura, certo abbiamo l'ultima dovuto... domanda, secco, li fate i playoff, mister? Io spero che si possa riprendere a correre come facevamo prima, ma questo purtroppo in questo momento non dipende solo dal sottoscritto. Allora io non so se abbiamo il tempo di vedere il Giulianova, la partita del Giulianova ce l'abbiamo, e quasi sicuramente dopo il Giulianova, se chiudiamo, mandiamo anche Civitanova 6 chiedi, quindi allora andiamo subito questa sera, sforeremo di qualche secondo, però credo che insomma l'importanza anche di questa telefonata, il fatto che abbiamo dato anche l'annuncio delle scuole chiuse domani per neve in alcuni comuni possa giustificare il ritardo. Allora andiamo a vedere questo servizio su Olimpia Sanguinosa del Giulianova. Sconfitta sanguinosa del Giulianova, Olimpia Agnonese 1, Giulianova 0. Vediamo il servizio. Una vittoria sofferta quella dell'Olimpia Agnonese, che ha affrontato in casa il Giulianova battendolo per 1-0. Una vittoria messa anche a repentaglio da un gioco non troppo brillante, ma alla fine i Granata incassano 3 punti che valgono oro nella corsa verso la salvezza. Per la cronaca del match assistiamo ai primi 20 minuti di gioco piuttosto soporiferi, ma poi al 21esimo, ecco la svolta.
sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Saltarin serve a Santoro un'occasione imperdibile e imprendibile e lui di testa mette in rete per l'1-0. Si può dire che la partita comincia da qui. Le due squadre si svegliano dal torpore e cominciano a giocare, soprattutto il Giulianova, alla ricerca del pareggio. Ci prova Esposito al 31esimo da buona posizione, ma va fuori di poco. Più pericoloso è Mariani, che al 35esimo scheggia l'incrocio dei pali con il suo tiro e al 40esimo costringe Biasella a tuffarsi. Con questo tentativo si chiude il primo tempo. La ripresa vede ancora il Giulianova protagonista, sempre con Mariani dalla sinistra, ma Biasella ancora una volta è bravo a intercettare. Al 5° minuto si fa rivedere Lagnone con Ibe, ma il suo tiro non va a buon fine. Anche Ricamato al 9° impegna l'1 ospite, ma ancora una volta i Granata non possono urlare al raddoppio. 2 minuti dopo, all'11esimo, Mariani tenta il colpaccio, ma Litterio devia in angolo. Occasionissima di raddoppio per i padroni di casa arriva al 22esimo, ma Saltarin sciupa tutto su cross di Ricamato. Al 24esimo De Matteis si fa insidioso, ma il suo tiro va un filo alto sulla traversa. Ancora gli abruzzesi all'attacco con Testoni, che al 27esimo va fuori di pochissimo. Al 30esimo un episodio da Moviola. Ricamato crossa verso il centro, Lattarulo va a colpo sicuro, ma sulla linea la difesa salva tutto, forse, almeno qualcuno così lamenta, grazie anche a un fallo di mano. Al 39esimo ecco il tentativo di Serrone, entrato qualche minuto prima in sostituzione di Santoro, ma falso, riesce a deviare. Il classe 96 Granata accusa subito un problema alla spalla ed è costretto ad uscire. Al 50esimo si sfiora la rissa in campo per un fallo su Lattarulo. La tensione cresce tra i giocatori e a farne le spese con il cartellino rosso sono Capitan Litterio e De Matteis del Giulianova. Non accadrà nulla nei 3 minuti successivi, 8 in tutto i minuti di recupero assegnati in questo match, se non che il Giulianova è costretto ad avvicinarsi ai propri tifosi al triplice fischio per placare le contestazioni arrivate a fine gara per questa sconfitta. Lagnone può godersi 3 punti, a patto che scenda in campo con maggiore concentrazione. Eccoci di nuovo in studio, sono le 20:35, allora io chiedo lumi più che alla regia ad Andrea Costantini, dovrebbe essere pronto anche il servizio su Civitanovese Chieti, dunque è ospite questa sera, lo ringraziamo, ripeto, doppiamente, perché dopo una sconfitta non è facile andare in televisione. Meco Monaco, come si suol dire per usare un termine abusato, ci ha messo la faccia, quindi questa sera è venuto ospite nella nostra trasmissione nonostante la sconfitta. Andiamo a vedere dunque l'1-2 di Civitanovese Chieti. Il giocattolo sembra ormai essersi rotto, la Civitanovese paga a caro prezzo le questioni societarie e inevitabilmente la situazione, certamente non positiva, si ripercuote sulla squadra, sull'intero ambiente. Ne ha approfittato il Chieti, che ha vinto 1-2 nonostante neppure in terra abruzzese non è che la situazione societaria sia poi migliore rispetto a Civitanova. Non solo, ma il presidente Bellia deve anche fare i conti con una tifoseria che continua a contestarlo. I neroverdi per 60 minuti hanno messo sotto i padroni di casa, soffrendo solo nell'ultima mezz'ora, quando i rossoblù hanno avuto almeno un paio di limpide occasioni per acciuffare il pari, che alla fine sarebbe stato anche meritato. Mister Meco Monaco presenta Degano, regista dinanzi alla difesa. Ronci si affida al suo 4-3-3, proponendo accanto a Broso Lagzir e Pisani. Tampona così le assenze importanti con cui è costretto a convivere, a cominciare da Vittorio Esposito, appiedato dal giudice sportivo. Dopo 10 minuti il Chieti è già in vantaggio. Il gol, direttamente su calcio piazzato, porta la firma proprio di Lagzir, con la palla improvvisamente a scendere, sorprendendo Silvestri. Reazione locale inesistente. Al 20esimo Amodeo viene contrato in piena area di rigore. I marchigiani fanno molta fatica e la posizione di Degano non convince molto. In ombra anche Pintori. Il Chieti ci prova dalla distanza poco dopo la mezz'ora. Mentre in pieno recupero, la punizione di Pintori da circa 20 metri viene deviata con la sfera che termina in corner, dal quale poi nascerà un pericolo per Placidi prima che l'arbitro mandi le due squadre negli spogliatoi. Il cielo si ingrigisce, le bandiere rosso-blu vengono scosse dal vento di tramontana che annuncia neve. In avvio di ripresa, dopo appena 180 secondi, mister Meco Monaco ordina il primo cambio, dentro Sciba al posto di un evanescente Pintori. Poco dopo, al 12esimo, è la volta di Magini, che lascerà il campo per Carlini. Cambi che risulteranno azzeccati, perché con i due innesti la Civitanovese cambia volto e passo. Anche se dovrà subire il 2-0 teatino
al tredicesimo. Sbardella dalla destra mette una palla tagliata che attraversa l'area piccola. La difesa locale resta immobile. Maschio di gran piattone timbra il raddoppio. Subito il 2-0 i locali hanno uno scossone. Al diciannovesimo Margarita scatta in contropiede solitario approfittando di una leggerezza neroverde. Solo dinanzi al portiere dimezza lo svantaggio con il suo terzo centro stagionale. La Civitanovese costruirà nell'arco di pochi minuti un paio di occasioni per pareggiare. Ghiotta al 25esimo quella capitata sui piedi di Carlini. Il Chieti è in evidente affanno e con il passare dei minuti aumenta anche la pressione dei rossoblù, che però si espongono al contropiede ospite. Al 44esimo Amodeo rimedia il cartellino giallo per simulazione in area, mentre nel primo dei 4 minuti di recupero viene annullato un gol a Shiba per un fallo in area. La gara termina con i neroverdi che costruiscono con Lagzir la palla del possibile 3-1, deviata però con la punta della scarpa da Silvestri. Vittoria importante per l'11 di Ronci, che spera ancora di acciuffare i playoff. Per la Civitanovese la sconfitta è il definitivo addio alla lotta per la promozione. Antonio, definitivo addio per la lotta alla promozione? Beh, insomma, i punti dalla Maceratese sono tanti. Una squadra che ad oggi ancora perde una partita è molto dura. Noi adesso non dobbiamo vedere più la Maceratese, noi dobbiamo vedere quelli che abbiamo in questo momento davanti a noi e cercare di... Abbiamo ancora una buona classifica, in questo momento il nostro obiettivo, San Benedettese, che è quello davanti a noi. Dobbiamo cercare di alzare subito la testa, tra l'altro la prossima partita andiamo proprio a San Benedetto, quindi abbiamo un altro scontro diretto. La sfida tutta rosso-blu. Sì, speriamo di fare bene. Bene, siamo in chiusura, tra l'altro questa sera siamo riusciti a proporvi ben 4 servizi sulle partite del Girone F del campionato di Serie D. Abbiamo avuto anche questo collegamento, questo chiarimento telefonico tra Antonio Mecomonaco, tecnico della Civitanovese, e Massimo Epifani, allenatore del San Nicolò. Siamo in chiusura, io vi ricordo la notizia che non riguarda lo sport di qualche minuto fa, ma che vi dobbiamo, e vi ricordo che domani a Teramo, Campli e Silvi, tutte le scuole di ogni ordine e grado, eccezion fatta a Teramo per gli asili nido, resteranno chiuse per il pericolo neve e ghiaccio. Dunque giornata di festa supplementare per i ragazzi delle scuole, ripetiamo, di Teramo, Campli e Silvi, proprio per il peggioramento delle condizioni meteorologiche. Siamo in chiusura, io ringrazio ancora una volta Antonio Mecomonaco, allenatore della Civitanovese. Grazie a voi, buonasera a tutti. Ringrazio ovviamente Andrea Costantini, questa sera uno sforzo Grazie. Supplementare per far vedere ai nostri telespettatori queste 4 partite di Serie D. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo avuto anche un collegamento telefonico con Massimo Epifani, tutto rigorosamente in diretta. In chiusura, grazie a Maurizio Daguin in regia, a voi per averci seguito. L'appuntamento, se vorrete, con l'Abruzzo del Pallone a domenica prossima, sempre alle 19. Buona serata.